Ho dei giocatori bravi che valuterò di gara in gara anche in virtù dell'avversario, di tante situazioni. È chiaro, la presentazione dell'avversario si fa da sola. Io la ritengo una squadra che, di quelle che sono lì davanti, insieme alla Cremonese, con noi anche, una squadra che ha molta dinamicità. Fa un calcio dinamico, un calcio anche qualitativo, e quindi una squadra che attacca e quindi ha un pochettino le stesse nostre credenziali, no? E da questo punto di vista è chiaro che sarà una partita bella e complicata per entrambe le squadre. La squadra non mancherà della prestazione che dobbiamo fare, questo è certo, non ho dubbio su questo, ma non la sbaglierà nemmeno il Frosinone. Per questo domani sarà una partita bella, vincente, combattuta, di cui poi la porterà a casa. Noi giochiamo in casa, abbiamo anche abbiamo il vantaggio del nostro pubblico che ci sostiene, che ci dà una carica emotiva straordinaria, e quindi la porterà a casa chi appunto sbaglierà meno, chi la interpreterà appunto nelle scelte, io parlo in campo. Ecco, sono gare che bisogna sbagliare poco. Sbagliare poco, essere concreti, avere veemenza mentale, fisica, questo ci occorre.